Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare un paesaggio d'acquerello, un paesaggio di campagna, con delle luci calde. Prima di iniziare non vi scordate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e mettere mi piace a questo video. L'immagine di riferimento ve la lascio qua sotto nella descrizione del video e fa parte di un pacchetto di immagini dedicate ai paesaggi che trovate su Patreon. Questo mese infatti sarà dedicato ai paesaggi ad acquerello. Per prima cosa devo scegliere la palette. Sicuramente la scelta della palette parte dall'osservazione dell'immagine di riferimento, però ho già in mente di non scegliere tantissimi colori perché trovo che quando si scelgono meno colori si faccia meno confusione a dipingere, quindi io vi consiglio sempre di restringere un pochino la scelta dei colori. In questo caso userò il giallo di Napoli scuro, un colore che si chiama rosso chiaro ma in realtà è una terra, quindi la chiamerò terra rossa. Come blu mischierò il blu di cobalto scuro con il blu smalto, poi a un certo punto inserirò anche il rose doré e della terra d'ombra bruciata. Per capire, avere la conferma che questi colori possano andare bene insieme, faccio una piccola prova colore su un altro foglio. In questo modo mi rendo conto se c'è qualche altro colore che mi manca. Per esempio, vorrei mettere un blu più chiaro, un celeste, e per questo scelgo il blu di manganese. Tutti questi colori sono Winsor & Newton, linea professionale. La carta invece è Sanders Waterford 100% cotone 300 grammi. E userò una certa varietà di pennelli, sia piatti che tondi, che vi metto in lista qua sotto in descrizione. Allora, voglio cominciare dal cielo e userò la tecnica del bagnato su bagnato, quindi comincio pazientemente a bagnare solo la parte superiore del foglio. Quando bagnate prendetevi il vostro tempo perché la carta deve assorbire l'acqua, ci mette un pochino, quindi può essere utile andare un po' su e giù con il pennello da sinistra a destra per permettere alla carta di assorbire bene l'acqua. Comincio poi inserendo il colore, sempre con questo pennello piatto molto morbido, comincio dall'orizzonte e comincio da un colore abbastanza diluito, quindi adesso sto mischiando il blu smalto con un pochino di terra rossa. L'acqua permetterà di creare delle bellissime sfumature e anche quella sensazione soffice delle nuvole. Inserisco anche un po' di blu manganese per dare l'impressione di quando il cielo proprio si apre. Siccome questa è una situazione di tramonto o comunque un orario che sta andando verso il tramonto, ho notato che ci sono dei toni molto caldi anche sulla nuvola. Io di solito quando realizzo questi paesaggi prendo l'immagine di riferimento come uno spunto, ma non cerco di copiarla completamente al 100%, perché voglio anche farmi un po' trasportare da quello che poi succede nel foglio, da come i colori si mischiano, da come l'acqua si comporta. In questo caso sto aggiungendo sia appunto l'elemento più caldo sia l'elemento di ombra della nuvola, quindi addensando i colori più scuri. Se i colori si stoppano in maniera troppo precisa, posso spostarli un pochino applicando una pressione molto leggera con il pennello piatto e andando così a guidare meglio il colore. E continuo progressivamente a intensificare i colori, quindi i colori rossi sulla parte superiore della nuvola, e poi i colori invece un po' più freddi, quindi mischiandoli con il blu, verso la parte inferiore della nuvola per creare proprio una sensazione più tridimensionale, dando così più volume alla nuvola. In questa fase posso anche riportare qualche chiaro indietro, andando a strusciare con il pennello appena umido in qualche punto, in questo modo, e così possiamo appunto ricreare gli spazi un po' più luminosi. Adesso lascio che il colore si assesti un po' in questo primo strato del cielo e intanto posso andare a creare il primo strato nella parte sottostante. Qui non ho bagnato prima, voglio creare invece qualche striatura più asciutta e quindi comincio con il pennello piatto a dare i primi colpi di colore, mischiando le terre e per delle terre più scure e meno calde aggiungo una puntina di blu. La carta di cotone mi permette di agire anche con un po' più di calma, nel senso che posso riprendere una pennellata che avevo già dato e aggiungere del colore, accostare del colore, senza che si crei subito una linea di separazione. Quindi se siete abituati a lavorare sulla cellulosa e non vi viene questo effetto, molto probabilmente il problema è anche la carta.
verso l'orizzonte voglio aggiungere il profilo di alcune montagne e vado ad aggiungere un po' più di blu, perché le montagne in lontananza molto spesso assumono questa colorazione bluastra. Poi c'è un particolare effetto che si sta formando, lo vedete soprattutto verso sinistra, lì alla montagna, siccome c'era l'acqua che stava colando, si crea quell'effetto di margine un po' spezzato, che a me piace moltissimo. È un effetto che riesce grazie al movimento dell'acqua. Infatti, non so se lo vedete dal video, ma io ho inclinato la mia tavoletta. L'ho leggermente rialzata perché in questo modo l'acqua va verso il basso, crea un movimento e trovo che il colore si depositi in maniera molto più naturale e meno statica rispetto a tenere il supporto completamente piatto sul tavolo. In questa fase sto anche aggiungendo un po' di vegetazione, quindi ho creato un verde sempre mischiando i miei colori, quindi non ho inserito un colore verde già fatto, ma l'ho creato mischiando l'ocra gialla con il blu. Anche quando mi distacco completamente dall'immagine di riferimento, cerco però di disporre gli elementi secondo un criterio di composizione bilanciata, di composizione sensata. Quindi questo adesso magari mi viene un po' più intuitivo, però perché ho studiato un pochino di composizione e quindi so che mettendo gli elementi in un certo modo, l'effetto finale risulterà più coerente e anche più efficace. Allo stesso modo, sempre con quell'ottica compositiva, vedo dove inserire i miei blocchi chiari o scuri. Quindi per esempio verso il primo piano, solitamente aggiungo degli elementi più scuri, perché fanno anche un po' un effetto di spingere l'occhio verso il centro della composizione, quindi far immergere più facilmente lo spettatore nel dipinto. Questo dipinto mi ha richiesto in tutto circa 40-45 minuti e se volete vedere tutto il processo completo, senza tagli, lo trovate su Patreon. Siccome l'area degli alberi è ancora bagnata, posso inserire gli scuri creando degli effetti di volume di nuovo molto naturali. Se io inserissi questi punti scuri sul supporto già asciutto, mi rimarrebbero delle macchie. Non è un errore, si può scegliere anche di lavorare in quel modo, però per un effetto un po' più naturale consiglio di creare questi primi scuri su bagnato. Devo dire che mi trovo molto bene con il pennello piatto quando realizzo questi paesaggi, perché vedete che posso anche utilizzare il pennello di taglio e creare queste strisce di diversi colori, e mi piace molto la gestualità che il pennello piatto in qualche modo ispira e facilita. Quindi sto inserendo una striscia di colore più caldo in mezzo per inserire un po' di varietà cromatica e anche per creare un rimando rispetto ai toni più rossi che ho creato nella parte del cielo. Quindi mi piace far comunicare un po' la parte di sotto con la parte di sopra e non lasciare delle combinazioni di colore troppo separate. Un altro pennello che mi piace molto usare nei paesaggi è questo liner. Questo è un liner Tintoretto, molto morbido, che se usato per lungo è molto utile per creare per esempio i rami, se volete c'è un video sugli alberi in cui mi vedete usarlo. Ma anche di piatto può essere utile per creare qualche effetto sempre di vegetazione, ma stavolta più in senso orizzontale. Questi punti, questi accenti di colore più saturo, secondo me ci stanno molto bene, rendono l'insieme più vivace, anche perché il tono dell'immagine, ciò che mi aveva anche colpito, è questa atmosfera calda, che dipende proprio dal momento del giorno in cui è stata scattata questa fotografia. Adesso ho coperto il cielo con un foglio perché voglio creare qualche schizzo nella parte della vegetazione e non voglio però che inavvertitamente ne vada qualcuno nella parte del cielo, perché in questo modo si crea una texture un po' casuale che di nuovo crea dei punti di interesse. Il dipinto in realtà potrebbe anche finire qui, però dipende se volete aggiungere o se volete intensificare qualche punto. Io ho deciso di fare un secondo strato sul cielo perché voglio creare un effetto un po' più drammatico, un po' più forte nel cielo. Per creare il secondo strato nel cielo, per prima cosa vado a spruzzare di acqua con uno spruzzino tutta quella parte e comincio subito intensificando la parte bassa delle nuvole, creandomi di nuovo quella specie di viola, mischiando il blu smalto con la terra rossa. E vedete che il colore tende di nuovo a colare un po' verso il basso e a creare un effetto molto molto naturale. Questo sempre grazie al fatto che ho inclinato il mio supporto. Inserisco anche un po' di toni più rossastri, più caldi, però devo fare attenzione a non avere troppo marrone nel cielo perché non ci sta sempre bene, anzi non ci sta quasi mai bene. Quindi intensifico subito con il Rose Doré.
Siccome voglio scurire un po' anche la parte alta, torno con il mio spruzzino a bagnare quella parte. Aggiungere questa parte sopra mi permette anche di dare un andamento un po' più visibile, di sottolineare un po' di più questo movimento, andando proprio a creare delle pennellate che hanno una direzione precisa. Mentre aspetto che sopra si asciuga, comunque lo faccio un pochino assestare, vado anche a creare qualche dettaglio in più nella parte della vegetazione. E adesso che c'è una base già così ricca, posso anche inserire qualche dettaglio lavorando su asciutto, perché quando lavoro su asciutto si formano dei confini, dei bordi ben precisi, e questo crea comunque un senso di dettaglio, perché non c'è più quella morbidezza, quelle sfumature, ma ci sono delle forme più precise. E questo appunto crea un'impressione di dettaglio, anche se poi non sto realizzando dei soggetti in particolare. Vedete che sono soprattutto puntini, strisce, macchie, no? Però in questo contesto poi vengono lette, vengono interpretate come elementi della vegetazione, quindi funzionano. Trovo che questo sia un approccio più maturo rispetto a mettere troppa intenzionalità su cosa si va a dipingere, quindi partire dall'idea che devo dipingere un cespuglio o un albero o una parte di erba. Se ci vado già con l'idea del soggetto, rischio di creare qualcosa di molto simbolico, di un po' infantile, perché se non lo sto osservando, devo per forza affidarmi alla mia memoria, e la memoria non è che funzioni chissà quanto bene per gli elementi visivi. Quindi il mio consiglio è quello di pensare più a macchie, forme astratte che ricordano la vegetazione, rispetto a pensare a creare un tipo di vegetazione troppo specifico, a meno che ovviamente non sia quello l'intento iniziale. Però in quel caso vi consiglio di affidarvi molto alle immagini di riferimento. Non ho ancora finito con questo cielo perché voglio creare il profilo della nuvola. Per farlo spruzzo di nuovo con lo spruzzino e vado a dipingere soltanto nella parte alta, in modo tale da lasciare al negativo quel profilo della nuvola, quel profilo molto più visibile. Lo spruzzino in questo caso è molto utile perché mi creerà delle zone più bagnate e delle zone più asciutte. Se invece bagnassi tutto, quel colore colerebbe e non si formerebbe il profilo più definito della nuvola. E ne approfitto anche per caricare ancora di più la parte superiore con il colore leggermente più scuro. Sto lavorando su un supporto che è in parte bagnato, in parte no, però se mi rendo conto che vado ad aggiungere degli elementi troppo separati, posso sempre sfumare un pochino quel bordo con il pennello piatto oppure a spruzzare semplicemente un po' di acqua.